se vogliamo, più interessante è la disposizione. Tutte le chiese intorno qui hanno una facciata che volge verso il Signore, eccetera. Se lei pensa a una qualsiasi altra chiesa, anche quella che vediamo, punta in quella direzione. Questa non è stata fatta in questa direzione per questioni puramente economiche, demaniatiche. Lei pensi che il prete, quando hanno costruito, era di famiglia molto ricca, donna, non mi ricordo il nome preciso, a un certo punto di tasca propria ha comprato il terreno per fare la villa. Perché dovevano farla in un modo, dovevano farla orientata come si diceva, eccetera, solo che poi problemi di soldi, tutti i discorsi, eccetera, l'hanno, diciamo, girata e hanno comprato anche il terreno a fianco. Infatti, vedere, l'ingresso principale sostanzialmente doveva essere questo. Questa come si chiama? È la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Dentro non è particolare, se avete tempo andate una volta, diciamo che è tripartita e non so neanche se è aperta, quindi non posso farvi fare il giro. Prima era chiusa. Prima era chiusa, non saprei dire. Ecco. Artisticamente non è rilevante, cioè non c'entra nulla con quella che vedete dopo, che è del XIII secolo. Quindi lì c'è, cioè, dal XIII secolo, poi è ovvio che sta assolutamente in chiusa. Questa invece è del Novecento. No, una volta che entri, c'è un rosario.